Il posto delle parole per raccontare di un libro fresco di stampa che noi abbiamo letto. Abbiamo letto nel corso di un viaggio trenario, i libri ci fanno compagnia anche viaggiando, messi nello zaino e poi a fare altra compagnia sono le sottolineature rigorosamente a matita, perché ognuno ha i suoi pallini nel trattare il libro, la lettura. E intanto, Emanuela D'Aros, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. E grazie per essere insieme con noi. Ma lei i libri quando li legge li sottolinea, Emanuela D'Aros? Sì, direi di sì, li sottolineo a volte con colori diversi anche, e poi sono molto disordinata, quindi più che sottolinearli a volte mi capita di fare le famigerate orecchie. Più il libro mi piace, più orecchie ha quel povero libro. Ah, che bello, più orecchie ha, più piace, ebbene, non è male. Emanuela D'Aros è nata a Vittorio Veneto, oltre a scrivere libri, come leggiamo nel risvolto di copertina, oltre a scrivere libri per bambini e ragazzi, è insegnante, giornalista e mamma. Il suo esordio nella letteratura per ragazzi risale a quasi 20 anni fa, anno in cui ha vinto il premio Pippi con il giornalino Larry, edizioni Feltrinelli, e poi nel 2015 è uscito sempre per Feltrinelli La storia di Marinella, una bambina del Mayotte, e poi nel 2017 Bulle da morire. E quindi quest'anno Io faccio quello che voglio, libro che è stato raccontato proprio qui nel posto delle parole. I nostri ascoltatori possono trovare il link per andare a riascoltare o ascoltare quella conversazione. Ma adesso la fantasia narrativa di Emanuela D'Aros si sposta su un argomento importante, su un argomento che lei sviluppa in questo romanzo di 200 e qualche pagine, romanzo edizioni Feltrinelli, Il club delle gazze ladre. Beh, il titolo è molto bello, tra l'altro, e lei, tra l'altro, nel ringraziamento, se non ricordo male, ringrazia proprio chi le ha dato l'imbeccata, il suggerimento. No? Il suggerimento. Sì, sì. Ma imbeccata era bello trattandosi di gazze, certo, sì. Sì, ringrazio Daniela Gamba, che è editor di Feltrinelli, delle collane Feltrinelli e Gribaudo per ragazzi, che però proprio in questi giorni ha lasciato questo suo ruolo professionale che svolgeva benissimo per motivi suoi, e quindi insomma c'è stato anche questo congedo da parte di Daniela, che però saluto affettuosamente perché abbiamo avuto un ottimo rapporto. Ed è stata proprio lei, quando io le ho raccontato a suo tempo un po' la storia, il plot di quello che poi è diventato un libro, fortunatamente, a suggerirmi questo titolo, Il club delle gazze ladre. E poi è stato non soltanto così un suggerimento, cioè è stato un suggerimento che ha evocato tante idee che poi mi sono venute proprio scrivendo il romanzo. Ma il rapporto, Emanuela D'Aros, il rapporto tra l'autore e l'editor, visto che lei diceva poco fa, l'ha raccontato all'editor di Feltrinelli per i libri per bambini, Daniela Gamba, e poi il libro prende corpo. Ma quando si racconta l'idea, proprio l'idea germinale, a un editor, c'è anche un po' di timore, quasi come essere a scuola e dire e pensare: no, questa storia, l'editor può dire no, non può essere interessante se non a patto di. Sì, è giustissima questo rilievo che mi fa. È proprio così, è un po'. Come sentirsi a scuola? Sì, ci sentiamo magari sempre un pochino a scuola quando ci rapportiamo a qualcuno, giusto? In questo caso è un momento particolare perché magari c'è una storia che davvero si muove dentro di noi e ci muove, perché comunque ogni volta credo che scriviamo un romanzo, anche un racconto, quindi una storia dal respiro magari più breve, ci sentiamo e anche emotivamente coinvolti, e quindi quando attraverso le parole diamo e cerchiamo di dar corpo a
una storia che per lo più è di invenzione, anche se ovviamente affonda le proprie radici nella realtà, nel mio caso spesso proprio nella quotidianità. Per noi è una prova importante, perché chi ci sta di fronte, e soprattutto se è l'editor, ci spinge poi a partire per questa avventura e quindi a proseguire la storia, se l'abbiamo già iniziata, o iniziarla, perché magari la storia è proprio in germe dentro di noi nel momento in cui ne parliamo. E nel momento in cui io avevo parlato a Daniela Gamba della storia, in realtà forse avevo preso qualche appunto, semplicemente avevo annotato il nome di una delle protagoniste, ma il progetto doveva veramente ancora nascere e poi diventare un libro. A Katia, l'amica a 1250 chilometri, a Dani, l'amica gemella a 372 chilometri, a Margherita, l'amica mamma irraggiungibile ma vicinissima, a Ivana, Giuli, Monica, Serena, Lisa, Mara, Paola, Spandue, Lidia, Giovanna, Dolly, Antonia, Mauro, Mariangela e a tutte le amiche con cui ho condiviso un po' di strada. È bella questa dedica, partendo dall'amica Katia che è a 1200 e qualche chilometro di distanza fino ad arrivare a quelle più vicine. Sì, spero di non aver lasciato fuori nessuna delle amiche che appunto ho avuto in questi anni. Mi pareva bello dedicare, vabbè, intanto a Katia, è un'amica messinese, quindi tanti sono i chilometri che separano Messina da Vittorio Veneto, a cui avevo promesso poi di dedicare questo libro, perché in parte l'avevo scritto quando ero con lei in Sicilia, a Piraino, che è poi un comune piccolissimo e bellissimo della costa saracena siciliana, e alcune delle pagine le ho scritte lì. E quindi in quel momento avevo detto a Katia, che è veramente una persona squisita, una cara amica, dedicherò questo libro a te. Però poi in realtà ho ampliato la dedica, ci ho messo dentro appunto le amiche che avevo da bambina, da ragazza e poi che ho avuto da adulta, perché in realtà le protagoniste di questo libro sono proprio cinque amiche, ciascuna con un carattere diverso, una storia diversa, anche una storia familiare, un contesto particolare che le spinge poi a comportarsi in un modo o in un altro, e che però fanno un po' di strada insieme, una strada anche un po' a senso unico. Che è anche molto difficile questa strada, perché è una strada che può portare chissà dove nello sviluppo della vita delle protagoniste di questo romanzo, Il Club delle Gazze Ladre. Ovviamente noi non riveliamo la fine, come e dove porterà la strada che hanno incominciato queste ragazze, ma prima di cominciare la strada insieme con queste ragazze incontriamo le parole di Vasco Rossi, insieme a quelle di Bob Dylan, che sono: la verità è che tutti possono sbagliare, devi solo sapere da che parte stare. Mentre Bob Dylan: bisogna essere onesti per vivere al di fuori della legge, ma ce n'è una terza che ci fa precipitare in una situazione molto, molto simpatica, ma anche molto tristemente vera. Schierarsi dalla parte della legge, dico, ma è legale questa cosa? Eccetto la qualunque che ha creato questa definizione così straordinariamente vera. Però una definizione che ci porta, anche le altre frasi, ci porta già a respirare l'aria di questa storia. Da una parte la verità, dall'altra l'onestà e quindi la legge. Ecco, queste tre parole che sono messe in esergo all'inizio proprio di questa storia, ecco, sono tre parole importanti che ci portiamo dietro durante la lettura, perché queste ragazze non sanno più che cos'è la verità, forse hanno dimenticato il valore dell'onestà e tantomeno conoscono la legge, o forse se la conoscono la vogliono infrangere, già da quando si mettono davanti a un negozio di moda, un famoso negozio di moda, Zara o Mango, non mi ricordo più, e cominciano a pensare che forse lì possono cambiare il destino della loro vita. Ecco, sono delle bulle, sono delle piccole delinquenti, forse tutto questo e molto altro ancora.
Sì, è un'ottima analisi quella che ha fatto, mi ci riconosco e la riconosco all'interno della storia del libro. E sicuramente la legge, le regole, il valore delle regole così importanti di cui non sempre gli adolescenti sono consapevoli, anche perché sono adolescenti, anche perché comunque stanno varcando questa soglia importante che li porterà poi nell'età adulta. Le regole magari le conoscono, ma non ne hanno ancora preso il valore. Lo stesso vale per l'onestà, è un concetto niente affatto astratto, è un concetto che va introitato bene e che deve diventare parte di ciascuno di noi. È un concetto però spesso traballante, perché la società, purtroppo la quotidianità, non brilla in questo senso. E poi c'è la verità, ed è tra l'altro appunto una delle ultime bellissime canzoni di Vasco Rossi, che porta questo titolo. E ho messo queste tre citazioni in esergo proprio perché appunto sono forse le tre tematiche che, insieme poi a tante altre che emergono nel libro, conducono però queste cinque amiche a infrangere un po' tutto questo, a infrangere questi tre valori fondanti e fondamentali, cioè la verità, l'onestà, non sono forse oneste neanche con se stesse, o perlomeno non del tutto, e poi la legge, e quindi la legalità con tutte le sue ampie sfaccettature. Ampie sfaccettature, ma qui la verità, certo, la verità ha sempre ampie sfaccettature, ma qui sono le ragazze che hanno ampie sfaccettature. Io mi sono detto, leggendo questo romanzo, arrivato a un certo punto, quando la china di queste ragazze ormai era cominciata e quasi quasi si teme per quello che può succedere alla pagina successiva, io mi sono chiesto, ma perché io sono così indulgente nei confronti di queste ragazze protagoniste del romanzo Il Club delle Gazze Ladre, mentre se io leggessi la stessa cosa su un giornale, la notizia di cronaca, non avrei più tanta indulgenza? Beh, questa cosa mi fa piacere comunque, perché evidentemente leggendo questo libro si è affezionato comunque a queste cinque ragazze, e anche io ovviamente mi sono affezionata a loro, che stanno cercando se stesse e stanno vivendo in maniera molto travagliata la ricerca di un'identità, che è un'identità, mi scusi, sto prendendo tempo perché è un concetto difficile da esprimere anche per me, che le porterà poi a essere quello che il mondo certo si aspetta da loro, ma anche quello che vorranno, che potranno essere. È una ricerca dell'io che certo non termina mai, secondo me, neanche proprio quando cresciamo, quando diventiamo grandi, quando diventiamo adulti, ma in questa fase dell'età, che è l'adolescenza, è particolarmente ardua, particolarmente drammatica, se vogliamo anche. Queste ragazze sicuramente si mettono in gioco nella maniera più terribile, se si vuole, perché sperimentano non solo il furto, il piccolo furto, la violazione poi anche di segreti personali, ma anche, non so, il mondo delle droghe, per esempio. E quindi spietatamente cercano di capire chi sono, e non è un processo evidentemente facile, ma noi siamo con loro tutto sommato, cioè le accompagniamo in queste esperienze anche brutali e brutalizzanti, facendo il tifo però per queste ragazze, perché capiamo
che non sono affatto superficiali, che stanno dimenandosi o camminando in equilibrio su un filo che le può far precipitare. Però questo filo, Emanuela da Rosso, scusi se la interrompo, questo filo che le può far precipitare è molto ben raccontato in questi disastri di cinque ragazzi, che sono cinque disastri nel vero senso della parola, perché sembra che il loro futuro sia lì a compiere e programmare furti nei negozi, semplicemente per rendere la giornata un pochino più particolare, a fare delle azioni illegali, tutto questo per noia. Però quello che ci racconta Emanuela da Rosso attraverso le voci di ogni personaggio non è tanto quello che poi, sì, è vero, la parte importante, il loro bisogno di rendersi protagonisti nell'essere fuori legge, ma è quel filo a cui si faceva riferimento poco fa, è quel filo che parte dalla famiglia, e quella famiglia spesse volte quel filo non riesce a tenerlo, per cui l'equilibrio è veramente molto fragile. Certo, ogni famiglia ha la sua fragilità, nessuna famiglia è perfetta, ma queste famiglie hanno qualcosa che di una forte disattenzione nei confronti di queste ragazze. Sì, è vero, sono famiglie infelici, e le famiglie infelici sono, lo sappiamo, no? Ciascuna a modo suo. Io credo che purtroppo la famiglia sia in crisi, sia in crisi così come è stata pensata anche per decenni. La società sta cambiando, è cambiata tantissimo negli ultimi tempi, e anche la famiglia probabilmente ha risentito di questi uragani, se vogliamo, ideologici, tecnologici, sociali, e non è più un punto di riferimento saldo, proprio perché spesso la famiglia si smembra anzitempo, anche quando i figli magari sono piccoli, sono adolescenti, e i genitori, poi le mamme, i papà, adesso non sto demonizzando il fatto che ci siano appunto famiglie o coppie che a un certo punto decidono di separarsi, assolutamente, anzi forse è meglio la separazione, una buona separazione, piuttosto che una convivenza difficile, tortuosa, ma anche i genitori, sia il padre che la madre, sono particolarmente disorientati, secondo me, e quindi non riescono ad essere dei riferimenti forti, leali e onesti, come si diceva prima, nei confronti dei figli. Non è venuto meno l'amore, l'affetto, per carità, ma il disorientamento che queste ragazze hanno riflette quello degli adulti, non solo degli adulti all'interno della famiglia, anche degli adulti che ci sono a scuola, perché si ravvisa, credo, l'impotenza da parte anche degli insegnanti che queste ragazze hanno, o dei dirigenti. La burocrazia è uno dei mali gravissimi, secondo me, della scuola, e nonostante tutti i proclami non mi pare che nessuno faccia niente per risolverla, e quindi magari si mira di più a ciò che si produce a livello di scartoffie, e quindi il progetto, piuttosto che all'ascolto, piuttosto che all'entrare in simpatia o in empatia, sarebbe il massimo ovviamente, con questi ragazzi. Secondo me non sono più loro davvero, so che sto dicendo, sto muovendo delle gravi accuse anche da insegnante, non sono più loro al centro di questo che viene chiamato dialogo educativo. Ecco, nonostante tutta questa nuova progettualità, queste riforme che ci sono state, secondo me il dialogo è venuto a mancare a scuola e a casa, e a casa manca il dialogo. E al posto del dialogo che cosa c'è?
C'è una forte solitudine, non ci sono neanche dei monologhi, perché prima dicevo che la società è cambiata anche grazie o in virtù, insomma, della tecnologia, per cui lo sappiamo, non solo sono questi adolescenti, questi ragazzini che hanno gli occhi fissi dalle 7 del mattino sul cellulare, sullo smartphone, sono la stessa cosa, vale per le mamme, per i papà e credo anche per i nonni, insomma. E quindi al posto del dialogo c'è un monologo muto. Ecco, c'è un vuoto. E questo vuoto si sente molto in questo romanzo, Il Club delle Gazze Ladre, edizioni Feltrinelli, l'ultimo romanzo di Emanuela D'Aros. Lei ce l'ha il libro a portata di mano? Emanuela D'Aros, ce l'ha il libro? Sì. Ecco, bene. Sì. Se ci vuole leggere qualche riga, noi siamo qui pronti ad ascoltare. Alcune parole per quanto riguarda queste ragazze, Gaia, Giulia, Chloe, che si è fatta cambiare nome, Federica, Davide, che era innamorato di Federica e qui c'è una grande sofferenza d'amore, poi c'è Camilla, ma più che tutte io ho voluto tanto bene ad Alice, perché quando si legge si parteggia per qualcuno, come sempre. Che cosa ci legge Emanuela D'Aros? Adesso sto cercando, perché lei veramente mi fa una richiesta, io devo sfogliare e cercare un pezzo in cui magari io mi riconosco. Allora, invece non mi riconosco proprio in Gaia, forse tra i personaggi quella che mi è più vicina, anche se è di origine bosniaca, poi Eklo o Milka. Ma le leggo invece un pezzo che ha la voce di Gaia, perché ogni capitolo è poi raccontato da una delle protagoniste. Si titola Nihilismo. Nulla è, se anche qualcosa fosse, non sarebbe conoscibile. Se anche qualcosa fosse conoscibile, non sarebbe comunicabile agli altri. Dopo un secolo che non postavo niente, ho riaperto la mia pagina Facebook per scrivere una citazione di Gorgia. I commenti sono arrivati irritanti come i brufoli dopo che hai sbaffato mezzo barattolo di Nutella. Sfigata, depressa, compulsiva, fallita, larva, uccellaccia. Fifona, caga sotto, vegana, fatti uno spino, bevi meno, curati. Mi serviva un elenco di epiteti incoraggianti per passare dallo stadio morale a terra al successivo morale sottoterra. Ho chiuso Facebook, datato e cialtrone come la maggior parte della gente. Mi era venuto il guizzo sballato che sul social avrei potuto interloquire con gli amici sulla questione del nulla eterno, così come facevo con Gino Sommariva, il prof di filosofia. Ma anche se su Facebook tutti postano commenti ex cattedra, tra la bacheca social e la cattedra scolastica c'è la stessa differenza che passa tra un'enciclopedia e un ricettario omaggio. Ma che bella anche figura questa, tra una differenza enorme tra l'enciclopedia e il ricettario omaggio. Anche se lo nego persino a me stessa, mi manca il confronto con il prof di filosofia, mi mancano le sue argomentazioni, le citazioni con cui ha foraggiato i miei non dubbi. Fra le cose grandi che fra noi si trovano, l'essere del nulla è grandissimo. Chi l'avrebbe detto che anche Leonardo da Vinci desse peso al nulla? Sembra un ossimoro, direbbe Giulia la dotta. Ecco, in quest'estate entrata senza bussare nelle nostre vite, vorrei che si smaterializzasse o perdesse di energia anche il legame con le gazze. Vorrei che non fossero e non fossimo mai esistite, o almeno che non fosse successo nulla, perché poi tutto quello che accade a queste amiche, se prima le fa sentire molto unite, complici, poi mette in crisi anche il loro rapporto. E quindi in questo momento Gaia sta cercando di resettare tutto quello che è avvenuto, ma non è possibile. Emanuela D'Aros, autrice del libro Il Club delle Gazze Ladre, edizioni Feltrinelli. Prima di salutarci, Emanuela D'Aros, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Aspetti, perché io leggo un sacco e
Però poi scordo anche i titoli, allora due lo recupero subito perché veramente sto leggendo un saggio Giunti, Uomini che amano le piante, di Stefano Mancuso. Stefano Mancuso. Splendid. Storie di scienziati del mondo vegetale, quindi sono delle biografie di personaggi vissuti in epoca diverse che in qualche modo sono entrati a contatto con le piante ed è bellissimo. E poi un classico, Villette di Bronte. Però è tanto che non sentiamo questa citazione, come mai questa scelta? È una rilettura di Charlotte Bronte per Villette? Questo libro proprio non l'avevo mai letto e mi è stato regalato da una bibliotecaria carinissima di Carbonia, questo paese del carbone che è nato per il carbone, questo paese sardo dove ero stata qualche mese fa per presentare Bulle da morire, però, quindi il libro è uscito un ed paio è d'anni l'ultimo fa. Libro, se non ricordo male, che Charlotte Bronte ha scritto, e taluni considerano anche che questo libro sia superiore ad ogni altro scritto per l'appunto da Charlotte Bronte. Grazie davvero a Emanuela D'Aros per il tempo che ci ha dedicato. Ricordiamo ai nostri ascoltatori e giovani lettori soprattutto il Club delle Gazzeladre, edizioni Feltrinelli. Emanuela D'Aros è l'autrice. Grazie e buona serata. Grazie a voi.